Buonasera e benvenuti alle nostre breaking news. Pomeriggio tragico, quello di oggi sulla E45. In uno scontro frontale a nord di Sansepolcro, una persona è morta e due sono rimaste seriamente ferite. La vittima è un uomo di 79 anni, residente a Pieve Santo Stefano. Le due persone rimaste seriamente ferite e trasportate al policlinico sono un uomo e una donna, entrambi di 47 anni. La cronaca: rubano cioccolato in un supermercato, sono però scoperti e arrestati dai carabinieri in collaborazione con la polizia locale. È accaduto a Castiglion Fiorentino, sono due cittadini di origine marocchina. Sono stati fermati lungo la regionale 71 all'altezza del centro commerciale. I due, già noti alle forze dell'ordine, sono stati quindi arrestati, segnalati all'autorità giudiziaria di Arezzo, la merce è stata restituita. Il punto sulla situazione dei contagi: sono oggi 375 nuovi casi di positività al Covid in provincia di Arezzo, a fronte di 2.546 tamponi eseguiti. Le persone positive in tutto complessivamente sono 4.013, mentre i guariti sono 453. Quindi il numero dei guariti continua ad essere superiore a quello dei nuovi casi. Arezzo continua a essere il comune della provincia con il numero più elevato di nuovi casi, seguito da Cortona e San Giovanni Valdarno. Queste erano le nostre breaking news.